Oggi facciamo un video veloce veloce, vi faccio vedere che cosa sto preparando un frullato con banane messe in frigo, non in congelatore perché è meglio. Poi ho messo una pesca dentro il frullatore e un'altra invece, aspetta, vediamo se si vede così, ok? E queste altre invece le ho messe separate a pezzi. Poi mettiamo la solita buccia grattugiata di limone, aspettate un attimo. Poi mettiamo, allora abbiamo messo la buccia di limone, si vede? Sì. Mettiamo un pochino di burro di mandorle perché fa bene e non fa niente che è un po' grasso perché fa bene. Poi mettiamo una novità oggi, guardate, si vede? Polvere di erba di grano bio, praticamente questa me l'ha data Patrizia Patti di Cacao Puro, sono andata l'altro giorno nel suo negozio e ci ha regalato questa e mi ha detto di provarla, e fa molto bene e niente, quindi adesso la metto nel frullato e vediamo che sapore ha. Comunque ha un odore buono, oddio, sa un po' di alghetta, aspetta, un po' di acqua. E si frulla. Aspettate un attimo, devo trovare il coperchio. Ok, via. Le pesche dentro il frullatore. Aiuto, sta cadendo tutto. Ma che casino. E poi ci andiamo a versare il nostro green tea. E voilà. Assaggiamo. Un po' particolare come sapore. Vabbè, è buono. È un sapore diverso. Buono. Si può fa. Siamo arrivati al nostro spacciatore preferito. Eccoci qua, questa è la nostra farmacia. A proposito di farmacia, questa è la nostra farmacia naturale. Allora, stiamo prendendo banane a go-go. Adesso le togliamo da qua. Queste qua sono anche abbastanza mature. Le prendiamo e le imbustiamo. Ce le stiamo prendendo praticamente tutte, come vedete sono finite, ce ne stavano tre cestini, ce le siamo prese tutte. Ha detto Mollone ne lasciamo due per rappresentanza. Mollone sta annusando i meloni, fammi vedere. Questo è ancora un po' poco maturo. Fammi sentire quest'altro. Questo è pure buono, prendi e va bene così. E poi guardate che belle, guardate come sono belle, pesche italiane, sono anche, queste qua sono più morbide però, queste che tu, anche se queste qua a me mi piacciono di più in effetti, queste con la pelo, che nero. Allora poi prendiamo un po' di mele perché ci servono per gli estratti, giusto? Giusto. Abbiamo anche il mio adoratissimo cocomero baby. Chi c'è? Chi c'è? Snoopone? Che bella Snoopona! Fammi vedere questi occhiati! Marron! Dammi la zampa! Dammi la zampona! Dammi la zampona, Snoopone! Snoopona! Vieni! Vieni! Che bella sta Snoopona! Mamma, che bella! Che bella che sei! Bella Snoopona, mamma mia! Che c'è Snoopona? Madonna, che bello sto canino! Chi c'è? Piccoli! Chi c'è?
Che belli che siete, sì. Ma che significa che state qua? Fammi vedere un po' sta cena del campione. Che ci abbiamo qua? Veramente di questa cena dovresti parlare tu. Allora, parlo io? Ok. Allora, però fammi vedere una... Allora, praticamente ho messo riso, patate... Poi ho usato riso, patate, zucca al vapore e rughetta fresca. E il segreto però di questa salsa, lo volete sapere qual è? C'è un tocco magico qua. Il tocco magico è la salsa alla cipolla. È una salsa che prendiamo da Eurospin e c'è l'olio, purtroppo ci sta. Però è, diciamo, ne metto un poco, non ne metto tanto e poi non la faccio tutta. Però comunque se volete stupire qualcuno come lui che appena è entrato dentro casa, se... no, perché poi emana un odore buonissimo veramente. Ma la potete fare pure voi, in effetti. Sì, sì, poi cipolla... infatti la potremmo fare anche noi, pensandoci bene. Alla fine cipolla, pepe nero e poche altre spezie. Ce lo facciamo senza olio, tanto ormai. Quindi la prossima volta mi sa che ci proveremo. Comunque c'ha un odore veramente, c'è incredibile. È particolarmente adatto per gli atleti, un pasto del genere, no? Esatto, esatto. Perché comunque è pieno di carboidrati. È pieno di carboidrati di riso, di patate. Quindi praticamente, ecco, dopo che comunque avete consumato tanta energia, sappiate che il vostro carburante, il vostro fuel, sono i carboidrati. E non c'è cosa migliore dopo la frutta, ovviamente, che patate e riso. E poi ovviamente ci mettete un po' di verdurine per integrare con il resto dei nutrienti e il gioco è fatto. Non c'è bisogno di impazzirsi a cucinare primo, secondo, contorno, cotolette di soia, no, questo è già completo così, ok? E così mettiamo insieme due fattori, no? Quello dell'esercizio fisico, esatto, che è importante, e quello dell'alimentazione. Esatto. Poi c'è anche un altro fattore, prossimamente faremo un video su questo, no? Facciamo... su come integrare l'alimentazione con anche altri fattori, sì, della vita che sono, esatto, importanti. Anche per esempio nella... quando uno si preoccupa ad esempio della linea o di altre cose, o della propria, della propria, c'è bellezza. Un fattore mentale che è molto importante. Però questi due sono importanti. Per il momento possiamo dire che alimentazione e esercizio fisico sono, esatto, importanti. Bene, state sintonizzati perché la prossima volta vi parleremo del terzo fattore altamente importante. Non so se si dice altamente importante, comunque del terzo fattore forse anche più importante dell'alimentazione e dell'esercizio. Restate sintonizzati.